Un tempo per parte tra il Delfino Flaccoporto e Sulmonesio Fena che chiudono sul risultato di 2-2. Locali con Ferrandin di rientrante di Lisa in panchina, ospiti con le defezioni di Favilla, Sciala e con il bomber Pasquale Moro inizialmente in panchina. La Sulmonesio Fena chiude la prima frazione di gioco col doppio vantaggio. I biancorossi sbloccano il risultato al 29esimo con il velocissimo Luca Del Conte che supera Capone in ritardo nell'uscita. Il raddoppio ospite giunge al 40esimo ancora con Luca Del Conte che si infila tra la difesa pescherese ed inzacca in rete. Nona rete stagionale per il giovane attaccante popolese, costretto a lasciare nell'intervallo il terreno di gioco per noie muscolari. Al suo posto entra Moro. Ad inizio ripresa il Delfino accorcia le distanze con Dincecco, che approfitta di uno scivolone di Dorazio e batte Vergari sotto porta. Al 19esimo i locali agguantano il pari direttamente su calcio di punizione di Rigocchi. Il pareggio alla fine può essere considerato giusto, ma fa rimanere con l'amaro in bocca i sulmonesi che nella ripresa si sono visti sfuggire di mano il successo. Il risultato permette ai pescheresi di conservare la terza posizione e ai peligni di salire al quinto posto.